Gemellaggio culinario con contaminazione ai fornelli. È quanto accaduto ieri sera ad Andria, palcoscenico della 16ª edizione di Coco, un filo d'olio nel piatto, il concorso internazionale per giovani chef dell'Europa e del Mediterraneo. In attesa della sfida finale, infatti, i concorrenti in gara, due italiani, sette europei e un'asiatica, sono stati chiamati alla tradizionale esibizione pubblica con i valenti cuochi del territorio in ristoranti di alto valore. Tra gli altri, l'italo-tedesca Angelica Mondola è stata ospitata dal Turacciolo. È una bella sfida, lasciare un attimo la mia vita lì in Germania per venire qua in Puglia, mettere in gioco le mie radici. Ho fatto questa ricetta proprio per ricordare mia nonna, che lei mi ha ispirata per entrare proprio nel mondo gastronomico, perché ho sempre cucinato insieme a lei. Ospitare lo chef internazionale per noi significa comunque, ecco, creare oggi un contesto interessante nel nostro ristorante, nel nostro locale, e avere modo anche di fondere un po' le culture e soprattutto avere come tema principale l'extravergine e proporre questa serata anche per ricordare ai nostri avventori quanta qualità ci sia in questo prodotto che veramente a volte diamo quasi per scontato che esista, ma effettivamente parliamo di un'eccellenza unica, e quindi è giusto valorizzare, anzi ce ne vorrebbero, di iniziative come questa, dovremmo fare cuoco più volte l'anno. Marco Bagordo invece è stato accolto dal retroscena Show Food. Partecipare per me significa mettermi alla prova con nazionalità diverse, con un olio diverso da quello del mio territorio e quindi sono molto felice e molto stimolato. Il piatto con il quale competo si chiama Guardarsi dentro. Guardarsi dentro perché pone un accento importante sulla sostenibilità. È un lavoro di etica, un lavoro di valorizzazione della materia prima. È un lavoro appunto che è necessario partire guardandosi da dentro per compiere. È bellissimo ospitare e fare questi gemellaggi in cucina e sicuramente siamo onorati di ospitare lo chef Marco che viene dalla Toscana. E siamo lieti di rappresentare l'olio ad Andria, in Italia e nel mondo. E anche oggi è una giornata importante. In mattinata, nella suggestiva cornice di Villa Carafa, i concorrenti hanno sottoposto i loro piatti, rigorosamente con un filo d'olio, alla severa valutazione di una giuria tecnica di alto profilo. Nella tarda serata, invece, sempre a Villa Carafa, la cerimonia di premiazione del vincitore. Questa edizione di Coco e soprattutto i gemellaggi nei ristoranti andrisi ha superato di gran lunga le aspettative. C'è stato un coinvolgimento di tutta la città che ha visto la gente partecipare davvero con molta passione e con curiosità. Questi 10 chef si sono sfidati a colpi di sapori e di saperi, con l'unico ingrediente che è il punto cardine di tutta la ristorazione della nostra città, che è anche la nostra identità, che è l'olio extravergine di oliva.